bene che la scena dell'arrampicata pugliese sia sconosciuta di più in Italia, perché è una scena ancora molto giovane. Sto facendo fondamentalmente questo video per parlare di questo, dello sviluppo dell'arrampicata fra Puglia e Basilicata, e in particolar modo di una falesia che ci ha conquistati negli ultimi anni, sebbene sia stata chiodata già nel 2006, però all'epoca non c'erano i mezzi e neanche il livello magari per andarci a scalare. Adesso le cose sono cambiate, la scena in Puglia è cresciuta un sacco e stiamo cominciando a sviscerare i vari tiri di questa falesia. Niente, io sono Pierpaolo Gemmati, in Puglia mi conoscono come Samurai e sono super felice di presentarvi questo posto. Balva, perché Balvano? Perché diciamo, Balvano? Perché era una falesia comoda vicino casa, 2 ore di macchina. Facile. Quindi facile, facile per l'epoca. Per l'epoca 2006. Falesia invernale chiodata a luglio. Esatto. Perché le cose vanno fatte bene. Le cose vanno fatte bene, soprattutto noi eravamo totalmente immuni al caldo, se ricordo bene. Altro. No, diciamo che le primissime volte arriviamo lì, che erano le 10 del mattino. Sì, più o meno. E approcciamo questo sentiero lunghino, ma neanche troppo, insomma, tutto sommato sì, comodo. Sì, sì. Certo, l'ultima parte era impegnativa perché non c'era in gradini, non c'era niente, carichi come muli, sì. Direi. Beh, 30 vie di materiale, insomma, non era poco, E la parete era in ombra. E in quel momento sì, quel momento, un po' strapiombante. Parete in ombra, niente, strapiombante, sicuramente un colpo d'occhio importante. Fino a quando poi non ci siamo ritrovati con le teste schiaffate dentro i buchi, perché lasciamo un caldo della miseria, non avevamo più acqua, più niente, epico, quindi caldo epico. Vabbè, alla fine comunque ci sono 30 tiri, 31, vabbè, sì, inframmezzati, perché abbiamo messo delle catene a metà per renderla un po' più accessibile a tutti quanti, accessibile. Anche a noi in realtà accessibile. Sì, un super posto. Beh, a me piace. Quindi un posto sicuramente, diciamo, notevole, almeno per il sud Italia, insomma, possiamo canne, strapiombo, tacche, molta varietà, sì, vietato sì, scavare, sì. Ovviamente. Chi scala sul 7C8A si divertirebbe. Sì, non venite se non fate almeno il 7A però, sì, perché non vi divertite. Sono sotto, due 6C più, sotto Rasta può dirlo, un 6C più in particolare, a lui piace tanto. C'è un 6C più? Non lo so, non per me non esiste più. Appena l'abbiamo scoperta ci siamo resi conto di avere, diciamo, tra le mani un tesoro di falesia. Abbiamo, diciamo, dei tiri che può invidiare tutta Italia, secondo me. Si tratta di una falesia con parecchi tiri, con una difficoltà abbastanza elevata, e ci siamo approcciati a concentrato attivo, che appunto è questa linea veramente molto molto bella. Penso che il concentrato attivo rispecchi tutti i punti di forza di questa falesia, perché parte con una scalata a canne abbastanza classica, dopodiché si entra in questo riposo ottimo in una canna a serpente, però comunque attivo, per poi partire su questa prima sezione più o meno di 8A, 8A più, con alcune fra le prensioni più belle di tutta la via. In particolare c'è un pinzone svaso al centro del primo boulder e
e una seconda pinza a cui rilanciare alzando i piedi tra le prese più fighe dell'itinerario. Alla fine di questa sezione si entra in un riposo brutto, attivo, con un monodito raddoppiato che si riesce a pinzare un rovescio. A quel punto la parete comincia ad aggettare di più e parte una sezione di boulder che dalla mia esperienza potrebbe essere intorno al 7B più 7C di blocco, in cui si tira una tacca verticale, ci si sistema molto bene con i piedi per poi prendere un intermedio e andare a un'altra delle prese più belle della via, che è un rovescio svaso che si pinza con il pollice su un brufoletto. Con questo si spostano i piedi con queste due prese in mano, un movimento abbastanza duro che richiede tanta tensione dal corpo. Si tira su un piede e si spara a una spallata piatta, probabilmente il movimento più aleatorio e più difficile della via da fare in continuità. Dopodiché questa stessa spallata la si rigira a rovescio e si continua su un paio di tacche in un'ultima piccola sezione che di per sé non è difficilissima, però data la mancanza di piedi e dato tutto l'acciaio che si è accumulato nel resto della via, non ammette errori, ci si può tranquillamente cadere. Dopodiché si ribalta per poi attaccare una placca che non ammette errori. Il grado della placca finale sarà 7A più 7B forse, però è molto aleatoria e dopo essere passati ogni errore potrebbe essere fatale. Il totale sviluppo della via è 30 metri e ha veramente tutte le caratteristiche di questa palesia. Diretto.
Ale. Balvano è la falesia che ho sempre sognato, è scoperta, è difficoltà, è estetica degli itinerari, immerso nella natura, con il panorama mozzafiato delle gole del platano, che nel momento stesso in cui scendi dalla via, nel momento in cui sei appeso, nel momento in cui sei a catena, puoi girarti e contemplare questa gola stupenda, queste colline, questi prati verdi e dall'altro lato questa falesia dal colpo d'occhio incredibile.